Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Ci vediamo. Rientro. Ah, devo togliere la mascherina. Lo so, tutto nasce dal fatto che di colpo arriva questa proposta che dopo i tabaccai, i farmacisti, sull'arca di Noè devono salire i librai. Non si sa per quale motivo il libro fa bene all'anima, dobbiamo aprire. Devo essere sincero, in quei giorni si sentiva in rete solo dire non riesco a leggere, non riesco a finire un libro, però contemporaneamente i libri erano fondamentali e bisognava aprire. Noi infatti non abbiamo aperto perché facevamo proprio fatica. Per tanti giorni io devo essere sincero, ogni tanto uscivo, in certe ore, un po' soprattutto verso il tramonto, rasentavo i muri. Ero mascherato, gli occhiali, ormai mi tengo questo cappello come fino a quando non finisce questa quarantena, diciamo, non me lo toglierò più. E vedevo che se incontravo una persona, facevo una gran fatica, soprattutto se la conoscevo, a iniziare a parlare. Soprattutto con le persone che sono state per noi il sollievo di questo lavoro, quelle che tutti i giorni ci vengono a trovare, che non comprano libri, con cui non parliamo di libri. Mi serviva veramente rinvitarle e cercare di ritrovare le parole per stare insieme. E ho notato che invitando alcune persone qui dentro e iniziando a parlare anche di questo momento lungo che abbiamo vissuto, oltre a ridare senso a questo spazio, perché poi il problema continua a ritenere che adesso è lo spazio, perché poi i libri li trovi dappertutto, è il luogo ormai che inizia ad essere senza... La grande crisi è questa adesso, in questo momento. Rinvitarli qui dentro era anche la possibilità, con tanta fatica, di rientrare nella relazione. Quello che ci ha fatto riflettere molto era più che altro la paura di perdere le relazioni, di perdere, diciamo, quello che per noi conta di più, l'ingrediente indispensabile per poter vendere anche un libro. Cioè abbiamo pensato a come poter ricostruire questa relazione, a mantenerla viva sopra ogni altra cosa, perché non riusciamo a lavorare in altra maniera. Noi riusciamo a lavorare soltanto se si stabilisce un contatto con la persona che decide di entrare in questo luogo. Così la maniera più bella ci è sembrata quella di far uscire comunque delle parole da questa libreria, e queste parole dovevano per forza di cose necessariamente appartenere a chi abitualmente questa libreria la frequenta. E quindi abbiamo pensato questa cosa. Vabbè. Magari per chi ci conosce, vederci, diciamo, in una modalità diversa sarà un po' una sorpresa, no? Perché per chi invece non ci conosce, vedrà due persone forse un po' buffe che sanno usare male i social. Sono quasi meno imbarazzato ormai a parlare con la mascherina, ti giuro. 5 minuti voglio farli anche con la mascherina.
Molte volte ti fanno la famosa domanda: l'hai letto questo libro, no? Adesso io provocatoriamente posso dire che il miglior libraio è colui che parla di libri senza averli mai letti, perché fondamentalmente il libraio deve essere un cantastorie, uno che recupera le parole che sente e in maniera pregiudiziale poi le ripropone a qualcun altro. E questo è, secondo me, la E i libri senza quelle persone diventano cose solo che servono. Servono per un passatempo, per un regalo, perché in questi giorni si deve stare per forza a casa. Mentre invece, rivedendo le persone, i libri un po' si spostano, un po' da soli, queste non sono, sembrano follie, ma è reale questa cosa. Adesso non mi vengono le parole, non lo so perché, ma anche perché ho visto due buchi tremendi che mi dà un fastidio. Mi ricordo sempre uno dei primi titolari che avevo: Giovanni, mi raccomando, appena vendi un libro dalla vetrina, cerca subito di coprire il buco, che se no è un fatto di cialtroneria. No, io ad esempio una cosa che mi ha colpito tantissimo in questi giorni di solitudine, di quarantena, non so, è stato, non so, un affetto che pensavo di non avere nei confronti della mia città, no? Io ho girato le strade di questa nostra città deserta e ho scoperto, non so, che mi piaceva un sacco, no? Ho fatto un po' come quando ho rivisto il mare dopo 40 giorni, ho fatto un po' come Ciaula che scopre la luna, mi sono un po' emozionata. Ecco, mi piacerebbe che anche questi amici ci raccontassero anche il loro sguardo su questa città, non lo so, mi piacerebbe, ecco, che uscisse anche questo da questo posto, anche se questo è un luogo chiuso, è come se da qui ci potessimo un po' aprire ad una prospettiva anche diversa. Comunque Dico di speranza, non vorrei essere banale, però è un anche di escamotage, secondo me, speranza. anche per ri veramente ridare senso a tutti questi libri, riavere queste persone. Sì. Non parlare di libri, ma stare dentro i libri. Questo per noi così è un luogo dove sono avvenute le nostre cose più belle, anche tante cose che forse belle non sono state, ma certamente le più belle sono state qui dentro, no? Perché qui dentro In ci questa sono stanza stati dici? tanti incontri bellissimi, qui dentro i nostri migliori amici si sono sposati, non lo so. Potrei dire tante cose, no? Potrei Via, dire spiegala quello dello veramente tante sposato, dai. cose così, ma che forse appartengono alla vita di ogni libraio, no? E Ogni poi libraio, sì, si sono sposati, hanno deciso di sposarsi qui dentro e quindi per noi è stato un regalo grandissimo. Abbiamo fatto una grande festa, è stato un momento intimo, ma anche un momento così di grande gioia, ecco questo. poi soprattutto qui dentro, secondo me, Ale, qui c'è la grande illusione, e cioè perché qui abbiamo deciso in questa specie di piano dislivellato, che poi è sempre stata una cantina perfetta per il vino, infatti c'è stata una vineria credo per mezzo secolo, abbiamo deciso di appoggiarci i libri fuori catalogo, usati, vecchi, un po' polverosi, un po' risistemati. E questo è veramente forse il luogo dove assolutamente qualcuno può pensare di trovare qualcosa, che sicuramente non troverà. Scendi nella speranza di chissà che cosa trovare, che vi assicuro è un grande inganno, ma in questo grande inganno c'è anche una grande verità, a parte che, vabbè, non c'entra nulla questo. Ti accorgi come il 90% dei libri di sopra erano già stati scritti. In altre 1.000 edizioni diverse. Il libro veramente corrisponde in questo momento a degli affetti soliti, cioè non si rischia più nulla. E
Me ne accorgo dalle vendite che si va sull'autore iperconosciuto, non sul libro, e quindi sta scomparendo tutto quello che io ho pensato invece potesse essere le librerie, cioè tutta quella sfumatura di nuove proposte, di nuovi scrittori. Tutti questi in questo grande gelo che si è creato sono stati congelati completamente. Mi accorgo che non c'è più, ecco, in questi giorni soprattutto, la possibilità di andare per cercare quella cosa e farsi dirottare da un'altra parte. Che poi di solito il dirottamento avviene anche per una forma anche quasi di curiosità, di origliare quello che senti da qualcun altro. E invece adesso si va sull'affetto sicuro, hai capito? Cioè non c'è questa capacità di andare a rischiare. Anche perché vuoi non vuoi l'acquisto, secondo me, è dettato anche da un effetto di grande pulsione di piacere. In questo momento non credo, ecco, che ci sia questo. E quindi c'è un po' questa retorica del classico, cioè male che vada mi prendo una cosa, però. Ormai sono più di 30 anni, più di 30 anni e in 6-7 posti diversi. Sì, Fino ad arrivare qui. questo è lui, beh certo. E oddio, la prossima potrebbe essere che l'Ale la apre, separata da me. Mai, separati mai. Le iniziative soprattutto nelle prime esperienze e da quel punto di vista un pochettino ho una piccola presunzione che è stato un modo di vivere la libreria diversamente, credo, a Pesaro. Oddio, questa è una nota biografica un po' narcisistica, però l'ho detta, ma parlo di tantissimi anni fa, quindi tante cose poi uno le fa per idealismo, le fa che no, l'abbiamo fatta perché c'era un sacco di spazio qui. E di là invece non le potevamo fare perché non avevamo gli spazi. Banalmente. Ci sono state tante cose che hanno prodotto curiosità intorno al libro, ma non erano legate lì. Abbiamo presentato tanti libri che non sono mai usciti, libri che sarebbero dovuti uscire e non sono usciti, autori che avrebbero dovuto scrivere un romanzo e non l'hanno mai scritto. Poi è quel deposito di tesori che sai di avere, ecco, di ormai, e che con tanti autori, più gli incontri venivano male, più gli incontri erano particolari, e più con gli autori si è costruito un rapporto, di amicizia e ancora tutt'oggi, sia per loro che per noi, sono stati momenti, credo, Importanti. importanti. Poi vabbè, abbiamo raggiunto il top una No, questo volta. no, dai. Dai, No, l'abbiamo questo no, 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 raggiunto. questo no, questo no. Adesso senti veramente chi. Ecco. Bene, ora sto finalmente filmando io e davanti a me ci sono le minuzie. Lucia Tamara, in Paolucci questo momento e Tamara Iduk. preciso.